Il problema è una ripartenza vera e propria dopo una epidemia che ha bloccato praticamente tutta l'economia e che però oggi ci dà la possibilità di ripartire e ripartire vuol dire rilanciarci, ripresentarci, avere progetti nuovi e riorganizzarci. Tutto questo difficilmente il piccolo studio, il piccolo imprenditore, il piccolo ambulatorio può farlo da solo. Necessita di professionalità che lo affiancano per valutare tutta una serie di opportunità, come avevamo detto prima, dalla fiscalità alla liquidità, ma che da solo difficilmente riesce a vedere e a valutare. Per cui è necessario, perché oggi è tutto più complesso, è necessario che trovi dei ottimi professionisti che lo portano a intraprendere questo percorso di rilancio. Tutto qui. Allora la gara non deve essere tra finanziamenti e tamponi, perché in tutti i due casi, se faccio il tampone posso trovare il positivo, se faccio un finanziamento sbagliato finanzio un malato, quindi il problema è la cura. Ho apprezzato molto il dottore quando ha detto: una macchina che andava a 100 all'ora, adesso si è trovata ferma, non la possiamo ingolfare mettendogli troppa benzina. Quindi ha detto non finanza i costi. Io aggiungo anche che fondamentalmente andava a 100 all'ora, ma qualche volta avevamo anche sentito qualche colpo, qualche perdita di colpo. Quindi probabilmente non era poi un volare così sereni prima della pandemia. Allora oggi stanno passando dei messaggi a livello di politica, perché sai, noi stiamo facendo questo forum per cercare di dare dei messaggi propositivi e delle soluzioni. Poi andiamo a casa, accendiamo la televisione e sentiamo persone che magari in anni passati hanno sostenuto i distretti, l'imprenditorialità locale, l'artigianalità, dire dopo questa pandemia piccolo non è più bello. Ecco, io invece credo che noi non dobbiamo andare alla ricerca di finanziamenti monster per aziende che magari hanno portato i loro modelli di business all'estero, oppure creare carrozzoni pubblici che hanno già dimostrato in passato che portano soltanto a dei costi perpetui, come alcuni BTP che vogliono essere lanciati. La domanda molto pratica che pongo a entrambi è: secondo voi è possibile premiare forme di aggregazioni, consorzi, associazioni di impresa? Cioè potrebbe avere senso che questi piccoli studi che oggi lavorano la metà, e non lavorano la metà perché ci entra metà gente, ma anche perché i tempi delle procedure, dei trattamenti terapici, dei trattamenti dentistici sono rallentati da tutti i protocolli che devono rispettare, si possano aggregare e in questa forma di aggregazione realizzare dei progetti comuni finanziati, che vorrebbe dire dare benzina a qualcosa che oggi non c'è ma che ci potrà essere domani. Per quel che riguarda le reti, in realtà la normativa in Italia si è già mossa da diversi anni, c'è stata un'evoluzione nel corso, direi, degli ultimi 10 anni. Siamo arrivati da quindi un'attività assolutamente poco finanziata, quasi nulla, fino a 5 anni fa. In realtà ad oggi devo dire che qualche bando e qualche dotazione finanziaria c'è stata, quindi questo quindi sostanzialmente la cosa che possiamo dire è che sicuramente sì, passare da un modello organizzativo singolo a un modello organizzativo fatto con reti e consorzi e ottenere dotazione finanziaria lo fare sicuramente con qualcosa come finanza agevolata. Per quel che riguarda il mondo bancario, io invece sono tutte meno positive, quindi in questo caso quindi lancio la palla al dottor Gennaro. Dottor Gennaro, adesso la tiriamo in campo nuovamente, però sottolineo una cosa. Allora, la dottoressa Rondini dice che l'argomento di far rete, quello che proponeva l'ingegner Mauro Galeazzi, è sicuramente qualcosa di serio e che è positivo, però lascia lo spazio, pone
pone la domanda a lei per capire se poi il mondo bancario, e lei in questo momento rappresenta, sarebbe disponibile a e vede di buon occhio delle idee di questo tipo. Io penso di sì, siete una banca del territorio. Ma noi vediamo dal mondo della cassa rurale artigiana, vuole che non siamo interessati ai fenomeni di assicurazione. No, la domanda però era diversa. Io ho chiesto se vengono finanziate. Possono essere finanziabili. Allora, io le posso parlare di fatti, cioè di esperienze concrete. Noi su Roma, per esempio, abbiamo finanziato una quarantina di reti di impresa di attività economiche su strada. Era un progetto, diciamo, importante che ha portato avanti la Regione Lazio con il Comune di Roma. Abbiamo praticamente finanziato con progetti per importi fino a 100.000 euro la messa in sicurezza di intere vie dove si trovano, diciamo, esercizi commerciali che hanno potuto attingere a queste risorse e mettere, per esempio, banalmente telecamere, sistemi a circuito chiuso ed altre, praticamente, magari illuminazione, insomma tutti i sistemi, diciamo, particolari che hanno consentito una messa in sicurezza di alcune zone, diciamo, via di Roma. Chiaramente sono strumenti particolari. In sintesi, però, ci ha detto sì, si può fare, è questo? Ci sta dicendo che questo è possibile farlo. Bisogna costruirli, perché sono progetti di finanza, quindi vanno coniugate le esigenze di erogazione su soggetti che molto spesso sono, appunto, soggetti che hanno una rilevanza economica e giuridica non, per così dire, esplosiva dal punto di vista della finanziabilità, certo, ma a fronte di progetti molto validi e quindi che socialmente ed economicamente devono essere sostenuti. Chiaramente non è semplice, l'abbiamo fatto, ci abbiamo messo del tempo, abbiamo lavorato praticamente con gli enti locali, ma sono cose che sono fatte e credo che, come l'abbiamo fatte noi, le hanno fatte tante altre BCC e forse anche altre banche, diciamo, grandi, perché poi anche l'idea di una divisione tra banche piccole, medie e grandi, secondo me è una visione, diciamo, che legata più ad una idea di voler penalizzare questa o l'altra fazione. Io sono contrario a questo tipo, diciamo, di logiche, perché secondo me fa bene avere realtà diverse, dimensioni diverse, e chiaramente in Europa la dimensione tipica, soprattutto in Germania e in Italia, è quella della microimpresa, tant'è che tante norme comunitarie hanno teso, diciamo, la mano alle piccole aziende proprio attraverso questi sistemi di aggregazione. Quindi sono completamente d'accordo con l'ingegnere, sono praticamente reti, consorzi, associazioni, entità da seguire, perché sostanzialmente vengono a controbilanciare una dimensione piccola aziendale che però secondo me rimane l'ossatura solida e forte dell'Europa, quindi sostanzialmente la nostra caratteristica ce la dobbiamo conservare. Purtroppo, se posso aggiungere una cosa, questo è un paese che quando c'è qualcosa che non funziona lo rappresenta come debolezza strutturale, no? Cioè, quello che non va è debolezza strutturale, quindi il paese non si sviluppa, le imprese non crescono, i giovani non si affermano, il merito se ne parla ma non emerge mai e l'ingegno non si esprime. In questo momento invece dobbiamo trovare delle forme di solidarietà e di collaborazione per cercare di marciare il giorno dopo, cioè un finanziamento sterile non serve a nulla. Il problema è che ci troviamo ad affrontare affermazioni come quella che ho fatto io, che piccolo non è più bello, quando il piccolo è tutto quanto di più diffuso intorno a noi, a cominciare dal virus a tutte le microimprese, cioè voglio dire, tutto piccolo. Inoltre abbiamo il problema di grandi banchieri che magari oggi si dedicano a finanza come imprenditori, sempre nel settore finanziario o imprenditoriale, che dicono bisognerebbe costituire una banca pubblica, magari con delle protezioni, cioè penali, amministrative, per gli amministratori che guideranno la ripresa del paese. Io credo invece, e questa è l'ultima domanda che voglio porre perché non voglio sforare i tempi, che bisogna bisogna portare tutto anche a quella dimensione dove conta ancora la sensibilità
del direttore di filiale. Cioè abbiamo giustamente detto servono i professionisti, servono i progetti, serve una visione, se non avete la visione fatevi aiutare, poi però bisogna sedersi davanti a un uomo, non davanti a un robot, e l'uomo deve avere la sensibilità per capire che quelle persone che gli si sono posti davanti per chiedere un aiuto di finanza gli stanno proponendo qualcosa che è un progetto reale, concreto, e questo secondo me nelle regole che sono state messe in piedi negli ultimi anni si è snaturato, perché gli indicatori sono stati degli indicatori molto aridi. E mi viene da sorridere pensando che dopo questa pandemia ci troveremo a dover valutare anche operazioni di turnaround o ristrutturazioni che saranno completamente fallite. Allora lì entrano in gioco altri soloni che predicheranno l'ingresso delle banche nell'equity delle imprese, e che vuol dire che mandiamo veramente a carte 48 un sistema. Quindi la domanda che pongo, ma convinto di sapere già la risposta, visto l'approccio molto positivo e molto collaborativo che ha posto anche con dei vincoli nella sua espressione, è: quanto conta ancora la sensibilità del direttore di filiale, anche nei limiti del suo mandato, per poter avallare alcuni progetti di sviluppo di imprese che cercano di resistere ma vorrebbero esserci anche domani? A lei, dottor Gennaro, Romano. Dunque, la domanda, diciamo, è chiaramente interessante e non è facile dare una risposta in poco tempo, però insomma cerco di darla più o meno in un minuto. L'approccio di qualunque bancario che abbia praticamente, diciamo, la professionalità dalla parte sua è quella di accompagnare progetti che possano consentire uno sviluppo finanziario economico equilibrato. In questa accezione qualsiasi strada è quella giusta, cioè non c'è un limite nel poter accompagnare le imprese in modo che abbiano ottima salute. È chiaro che insistere su progetti che non hanno prospettive ma comportano soltanto indebitamento è una scelta sbagliata che va impedita, cioè occorre canalizzare le forze di chi ha voglia di intraprendere verso le direzioni giuste. E in questo praticamente secondo me la sensibilità ci deve essere sempre. Purtroppo, e chiudo qui, ma non è polemica la mia, molto spesso gli irrigidimenti sono tra le parti, non negli obiettivi. A volte non ci si intende, è qui che bisogna lavorare, cioè bisogna capire praticamente che nel ruolo, nel rispetto del ruolo reciproco, l'impresa e la banca devono essere affiancate. Allora io vi blocco qua, e l'argomento è veramente molto ampio, potremmo stare qui delle ore, però ormai il tempo è trascorso. Vi ringrazio della partecipazione e del vostro impegno. Chiediamo scusa al dottor Emanuele Formiconi, al dottor Ermanno Vezzù, perché non siamo riusciti per motivi tecnici a metterci in collegamento con loro, e chiediamo scusa a chi ci ha seguito e chi ci seguirà nel post, perché il dottor Emanuele Formiconi e il dottor Ermanno Vezzù non hanno partecipato. Scusate ancora. Però ci riproponiamo a fare un'altra live per discutere più profondamente dell'argomento che ha lanciato la dottoressa Rondini e l'ingegner Galeazzi riguardo alle associazioni, a far rete. E se lei o la sua banca avete intenzione di supportarci in questo e di partecipare, come avete fatto oggi, e vi ringraziamo per questo, ne saremo felici. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, grazie ingegnere, grazie dottoressa Rondini, grazie dottor Gennaro Romano.